Ringrazio a nome di tutti il professor Severino che ci ha dato da par sua una lucida sintesi del suo pensiero. Abbiamo spazio per qualche domanda e credo non ne mancheranno. Prego. Prego. No, è meglio che venga qui. Io le farò, spero, molto in breve, due domande, brevissimamente. Il fatto che lei abbia tradotto proprio il verbo tedesco che utilizza Marx in determina, accredita molto spesso un determinismo molto forte. Mi sembra che sia sfumato, cioè un meccanicismo molto forte, non è le, cioè determina, la coscienza, l'essere sociale determina. Si è molto discusso di questo. Ma è così, lei continua dando appunto un rapporto molto stretto, quasi meccanicistico. So benissimo che non è il suo pensiero del tutto, perché ricordo che lei addirittura nella sua introduzione alla storia del pensiero occidentale, lei dice che non mettono in vista sulla nascita della filosofia. La nascita della filosofia rimane ancora qualcosa di non perfettamente definito, mi pare, soltanto questo. Le volevo dire questo, lei confermerebbe ancora quello che molti condividono, che la nascita della filosofia è legata antropologicamente proprio, è una dimensione, una richiesta esistenziale della cultura occidentale, non si può parlare di una filosofia orientale. A me parrebbe di doverlo dire, ma e di convenire. Ricordo, mi riferivo una volta a uno psicanalista junghiano che, incontrando un saggio molto rappresentativo della cultura orientale, gli chiese qualcosa intorno al senso della vita. E questo rispose semplicemente: la vita in quanto vita ha senso, è un problema vostro, che lo dite. E su questo discorso, ecco, quindi noi siamo vittime anche dell'esigenza di ricerca di senso. Mi scusi, penso che lei abbia colto. Grazie. Come preferisci, se vuoi. Sì, facciamo rapidamente, grazie della domanda. Sì, certamente che confermo, perché è vero che le parole essere e non essere preesistono nella lingua greca e possiamo trovare i corrispondenti nelle prime lingue indoeuropee, però c'è la parola ma non c'è il senso che la parola riceve con i greci. Per esempio nel Rigveda il non essere è qualcosa da cui provengono, come poi il nulla di cui parla Schopenhauer alla fine del mondo come volontà e rappresentazione, è una ricchezza appunto teologica che non ha nulla della radicalità, dell'incontrovertibilità radicale del nulla greco. Il nulla è, dice Platone, to me da me on, assolutamente niente. Allora, questo reticolo semantico tra le parole decisive, essere, nulla, nascita, morte, a nostra disposizione, per quanto ne sappiamo, voglio dire, per quanto ne sappiamo, solo i greci lo forniscono. Non c'è altrove. Questo non vuol dire che una eventuale scoperta archeologico-filologica ci possa mettere innanzi a tesori prima, se sono tesori, da tesori prima sconosciuti. Quindi sì, tengo fermo tuttora il carattere greco della filosofia come appunto cura per ciò che è. Sofia vuol dire saffes, è chiaro, dove la chiarità in questo caso illumina la contrapposizione, la chiarità della contrapposizione essere nulla. Tengo fermo, sì. Professor Severino ha fatto un discorso veramente, si potrebbe dire, venerando e terribile. Le voglio chiedere questo. Quando lei dice che il tema della filosofia quindi si spiega all'interno della tematica della salvezza, vero per i greci, ma falso per il cristianesimo, dicono. Nel senso che nell'atto finale, che dice il cristianesimo, l'icona del crocifisso sembrerebbe dire il contrario. Dio, come Gesù, si meraviglia della propria morte, al punto che muore lanciando un grido.
un grido rivolto al padre: perché mi hai abbandonato? E non di meno ti affido. Quindi sembrerebbe che in quell'atto dell'uomo Gesù ci sia una dialettica fede-ragione molto diversa da una dialettica che i greci, lei con grande precisione l'ha mostrato, hanno per noi inventato, ma appunto è una radice della nostra tradizione. Sicché, ad esempio, anche se non condivido del tutto come è fatto questo libro, che sto leggendo anche con divertimento, un autore, questo Coleman, che ha scritto contro Severino 393 tesi, alcune ridicole, però da questo punto di vista prendiamola con ironia, quando dice che lei avrebbe studiato il catechismo in forma in qualche modo un po' da oratorio, forse eccessivo, però ecco, probabilmente pensando a questo mi veniva da dire che ci sia una radice di verità in questa crisi, che del resto è uno dei temi. Secondo tema molto, molto veloce, il tema della meraviglia, quindi, per unificare pagani e cristiani, non riguarda propriamente la meraviglia della eccedenza, ovvero sia l'impossibilità della parola di racchiudere la verità, ovvero sia quella eccedenza che lo stesso Platone dice, la potenza del quinto, nella settima lettera, non può essere detta. Ma Nietzsche dice la stessa proposizione quando afferma che le parole sono loculi, logici, c'è un eccesso. La caduta di Dio e degli idoli è una caduta delle parole, ma se, e quindi il tema della rappresentazione, la crisi della rappresentazione non significa che non si dia l'innominabile. Certo, non si può più chiamarlo cosa o entone, la grande cosa, Dio, antiche parole, ma è la crisi della parola. Quindi noi saremmo immersi in una realtà che in teoria dovremmo tacere, qui ha ragione Parmenide, lui dipendesse da Parmenide starebbe zitto, perché già la parola è uscire, diventare altro. Però Parmenide, grande pensatore, lei ha insegnato, napoletano mi verrebbe da dire, ovvero sia è un pensatore, Elia, ma nel senso che parla sì di logos, ma è un logos, e qui ha ragione lei, ecco, che palpita, parla di erotica, è un pieno che tutto abbraccia e fonde, attraversa l'esperienza, come Empedocle, il suo cuore caldo, stessa figura. Ecco, la sua conclusione, sì, ho finito, la sua conclusione sembrerebbe invece essere il contrario di ciò che lei dice sia la filosofia, ovvero sia un discorso sull'essere che è puramente intellettualistico, anche se certamente il suo è un pensiero che suscita problemi come tale, ecco, grande. Dunque è chiaro che questa sera io non ho parlato del tra virgolette mio pensiero, dico tra virgolette perché se tale pensiero fosse di uno, varrebbe la pena proprio di non starci a perdere un momento di tempo. Un pensiero, quindi è chiaro che qui stiamo dicendo proprio l'opposto di quei condizionamenti del pensiero filosofico di cui parlavo all'inizio. Dove è andato il mio interlocutore? Ah, eccolo. Quindi questa sera non ho parlato di ciò che più mi preme. Ho lasciato che la domanda si rivolgesse alla filosofia nella sua storicità, come appunto la parola greca filosofia esige. Una piccola cosa sul catechismo. È molto importante il catechismo. Il catechismo del pubblicato due anni fa dalla Chiesa Cattolica è il documento ufficiale della Chiesa. Allora, perché non bisogna dimenticare il catechismo, che tra l'altro è un libro di notevole spessore culturale, non è catechismo nel senso, perché non si deve dimenticare l'aspetto istituzionale del cristianesimo, ma perché è quello socialmente efficace. È chiaro che il cristianesimo, come la matematica, ecco, noi sappiamo che della matematica la fisica utilizza l'1%. E poi c'è il 99% non utilizzato, sarà forse un po' diverso, ma più o meno i rapporti sono questi. Così l'utilizzazione mondana del volume culturale costituito dal cristianesimo è minima rispetto a questo volume, però è quella efficace. Di qui la sorta di primazia che viene dalla
dalla considerazione di ciò che lei ha chiamato catechismo, ma io chiamerei la forma politico-sociale del cristianesimo, che ha nella Chiesa cattolica la sua forma, il suo aspetto preminente. Lei dice che Dio si meraviglia della propria morte. Allora, che oggi il cristianesimo tenda a diventare un discorso di questo genere, questo è vero. Però il cristianesimo nelle sue forme tradizionali, nelle sue forme pubblico-istituzionali, il cristianesimo non è questo, perché questo discorso che per esempio faceva l'amico carissimo Quinzio e che in area di filosofia ebraica viene costantemente ripetuto, il Dio debole che si pente, che soffre, che ritorna indietro. Ecco, questo dal punto di vista del catechismo, ma vuol dire della dottrina ufficiale e direi non solo cattolica, ma anche di buona parte del pensiero protestante, questo è inaccettabile. Però oggi, all'interno stesso del cristianesimo, se avessimo avuto tempo l'avremmo potuto far vedere, si produce quella distruzione degli immutabili di cui parlavo prima in generale. Anche il cristianesimo, espellendo da sé il pensiero greco, il Dio immutabile e necessariamente indifferente in quanto immutabile, il cristianesimo, espellendo da sé la teologia greca, si adegua al processo in cui il pensiero contemporaneo fa piazza pulita, si libera, ecco, dagli immutabili dell'episteme. Allora, sì, ma il catechismo, questa volta con la C maiuscola, cioè la socialità efficace della Chiesa, respinge tuttora, e è tuttora in posizioni di non, direi di non debolezza rispetto a questo cristianesimo debole che, devo dire, è in linea coi tempi, ma è anche poco persuasivo, perché qual è lo scandalo della croce? Se in croce va un Dio debole, va un nostro fratello maggiore. Se il Dio che va in croce non è, se il Cristo che va in croce non è figlio del Dio immutabile, che scandalo c'è? Che sì, un titano, un Prometeo vada in croce. Non è, qui non è lo scandalo radicale del cristianesimo, lo scandalo è che il Cristo, nell'interpretazione catechistica, ma adesso capisce che io insisto su questa parola per darle tutta l'importanza, che anche etimologicamente è molto significativa, no? Lo scandalo della croce c'è perché il Cristo che va in croce è figlio del Dio immutabile, questo nella prospettiva della teologia greca, della teologia cristiana. Ancora una battuta, se me lo consenti, per quanto riguarda quella sua affermazione, lei ha detto tante cose interessanti, quella sua affermazione sullo sganciamento del cristianesimo dall'episteme, se ho capito bene. Ecco, qui sarei ancora più perentorio di quanto sono stato prima. La fede cristiana è impensabile senza il pensiero greco. Domanda a un credente, credi? Sì, mi risponde, credo. Ma credi così oppure nell'atto in cui credi hai dubbi? Allora il credente mi dice, ma la mia vita lo sapeva Gesù, è continuamente attraversata da dubbi, no, con una linea che va su e giù, un ondeggiamento, però i punti alti della sinusoide, i punti alti sono i punti in cui si crede. E dopo ci sono gli avvallamenti, gli abissi del dubbio che vanno giù molto in basso. Allora il credente mi risponde, sì, credo, però con questo andirivieni, con questo ondeggiamento. Gli domando, ma quando sei nei punti alti, credi o sei in dubbio? Gesù dice, chi non crede sarà perso, chi crede sarà salvo. E allora Gesù vuole che
l'uomo sia sempre in dubbio, evidentemente no. Gesù sa peraltro altrettanto bene che l'uomo non può essere sempre nei punti alti della sinusoide, non può essere sempre credente, ma Gesù esige che almeno un momento, una volta nella vita, l'uomo si trovi in un punto alto e dica credo. Allora, supponiamo di averlo qui il credente, gli domando: tu che credi, nell'atto in cui credi, ormai sappiamo che lui ha dubitato molto, ma in quel momento in cui credi, dubiti? Deve rispondere di no. Cioè deve rispondere che la sua fede è indubitabile, inalterabile, immodificabile, incontrovertibile, necessaria. Ora, tutte queste parole non sono inventate dal cristianesimo. Il cristianesimo applica alla fede i tratti che il pensiero greco aveva applicato all'episteme. Se non ci fosse l'episteme greca, non ci sarebbero questi tratti che il cristianesimo trapianta, sradica, fino a un certo punto, ma chiudiamo subito la parentesi perché allungheremo il discorso, sradica dall'episteme greca e impianta nell'atto di fede. Certo, oggi il cristianesimo, certe forme di cristianesimo non vogliono saperne della grecità, però da capo il catechismo definisce la creazione, è un cristianesimo in cui non ci sia un Dio creatore, non so che cosa sia, perché poi va a finire che un cristianesimo liberato dalla grecità diventa qualche cosa che per esempio l'idealismo tedesco ha espresso molto meglio e in modo molto più radicale, c'è di un Dio che soffre e patisce quando la sofferenza e il patimento del mondo l'abbiamo qui noi davanti agli occhi, noi siamo sofferenti e pazienti. Bene. Ma il Dio della tradizione teologica è un Dio creatore e per la teologia cristiana la creazione è creazione ex nihilo e da capo niente cristianesimo senza creazione. Ma niente creazione senza la presenza del nihil. Creazione, dice la teologia, creatio ex nihilo sui et subiecti. La creazione crea dal nulla di questo oggetto, di questa bottiglietta, et subiecti, cioè della materia di cui è fatta, di cui sono fatte e che rifluisce da ultimo nella materia che alimenta tutte le cose. Ma il cristianesimo inventare il nulla, il senso del nulla? Allora, ecco perché le dicevo, sarei ancora più perentorio nell'affermare la dipendenza della struttura concettuale del cristianesimo, la stretta dipendenza della struttura concettuale del cristianesimo dalla ontologia greca. Sì, meriterebbe la sua domanda anche qualcosa a proposito della meraviglia, si meraviglia per l'eccedenza? Ecco, no. Prima mi sono dimenticato di indicare un altro dei motivi decisivi per i quali quel testo di Aristotele di cui parlavo prima deve essere letto nel modo che propongo, perché dice Aristotele in quel testo che la filosofia nasce dalla meraviglia e porta eis tunantion, cioè nella situazione contraria a quella iniziale. La situazione contraria, dice Aristotele, è la felicità. È la felicità. Allora, forse questo era l'argomento, mi spiace di esserlo dimenticato prima, forse questo era l'argomento più importante. La felicità che sboccia con la filosofia, che è assicurata dalla filosofia, è lo stato contrario di quello iniziale. E allora non ci si venga a dire che lo stato iniziale è il zauma come meraviglia dello scienziato di fronte alla sua incapacità di risolvere i problemi. Il zauma è l'infelicità. E di qui anche la verosimiglianza dell'accostamento al mito. Questo per dire che, in Aristotele, ma anche in Platone, il discorso è molto chiaro, non c'è meraviglia rispetto all'eccedenza, a meno che per eccedenza non si voglia dire l'iniziale incomprensibilità del sangue del mondo rispetto all'iniziale tentativo di comprenderlo. Allora, se lei voleva dire questo, siamo d'accordo. Abbiamo tempo ancora per una domanda, una piccola, va bene, venga qui, no, è meglio che venga qui.
Una proprio piccola, io non ho 393 tesi da contrapporle, me ne guarderei bene. Sono pagine, ma neanche le scriverei 393 pagine, direi, contro la sua filosofia. Anche perché di quello che ha detto, soprattutto questa sera, oltre che nella sua copiosa produzione, sono anche d'accordo sul fatto che dobbiamo riconquistare la comprensione della filosofia che sta diventando subalterna alla tecnica contemporanea e quindi dobbiamo riacquistare un senso della comprensione della nostra vita. Quello però che volevo manifestare, non le 393 pagine, è soltanto una piccola delusione sulla conclusione di tutto questo discorso. Il fatto che dobbiamo riconquistare la comprensione e dobbiamo rinunciare a trasformare il mondo. Questa filosofia che ha contemplato nell'antichità, e sono d'accordo, ha contemplato e non ha trasformato proprio nulla. Riconosciamo che questa contemplazione che non ha trasformato nulla, purtroppo, è la nostra origine. Ed in questa origine c'è molto di interessante, ma forse varrebbe la pena nel riconquistare la comprensione, non perdere la volontà di trasformare. Se è vero che la filosofia nasce da questa meraviglia, nasce dalla sofferenza, nasce dal dolore, perché non dobbiamo trasformare il mondo e andare a cercare la felicità? Forse vogliamo dire che la felicità è impossibile, che la giustizia è irrealizzabile e che la filosofia non ha niente a che spartire con questo tipo di discorso. Ecco, io credo che se dobbiamo abbandonare la subalternità della filosofia alla tecnica, non dobbiamo confinarla in una contemplazione che non abbia nessun collegamento con la prassi. Riprendiamoci anche la prassi, quella che forse la tradizione greca ci ha negato. Ecco, se avessimo più tempo si tratterebbe di vedere che quella di voler quello di voler salvare la filosofia dalla scienza e dalla tecnica è un'illusione. Dov'è, signora? Ecco. È un'illusione, ma occorrerebbe tempo. Però un'illusione che perlomeno deve mettersi in questione. Si domandi che fondamento ha l'esigenza. Simone Weil definiva appunto il socialismo e l'individuo come la capacità di controllare la tecnica e concepiva appunto filosoficamente l'individuo e il socialismo, capacità dell'uomo di controllare la tecnica. Se avessimo tempo dovremmo dire che se si compie quel passo fatale dei greci al quale io non intendo per niente ritornare, ma questo qui è ovvio. E quando scrivo ritornare a Parmenide ormai 30 anni fa, vuol dire ripetere il parricidio compiuto da Platone rispetto a Parmenide. Quindi, per l'amor del cielo, non ci siamo capiti se lei ha pensato che io proponga il ripristino di un contemplativismo alla greca, no. Il guaio è che la prassi è la matrice della violenza. Le chiedo, qual è la condizione affinché si possa instaurare violenza? Lei ha provato a violentare il sole? Penso di no. Perché? Ma perché considera il sole come al di fuori delle sue possibilità di intervento, come un rispetto alle sue forze, e oggi anche rispetto alle forze della tecnica, come un immutabile. Allora, rispetto all'immutabile, questo Aristotele lo sapeva, delle volte sono equivocato perché parlo con estremo rispetto dell'avversario, e allora si pensa che io sia d'accordo con l'avversario. Parlo con estremo rispetto del cristianesimo, si pensa che sia cristiano, no, le 390 pagine non lo penso. Ma quando parlo con estremo rispetto dell'avversario è perché l'errore ha una grandezza che innanzitutto si riferisce alla sua essenzialità rispetto alla verità. Senza errore non c'è verità, e quindi non si può assumere rispetto all'errare
un atteggiamento di squalifica. Allora però non vorrei che per il fatto che il discorso parla con rispetto dell'antagonista si confondesse questo discorso con una solidarietà con chi invece è antagonista. Dunque, qual è la condizione della violenza? Non che ci sia un sole immutabile e inafferrabile, immodificabile, rispetto a ciò che gli immutabili, questo lo diceva appunto Aristotele, per questo ho fatto la chiacchierata sulla congruenza o meno tra il mio discorso e l'oggetto che considera. Aristotele sapeva che non si prende una decisione, non si agisce e quindi non si può nemmeno essere violenti rispetto all'eterno. Ma qual è la condizione affinché si possa esercitare potenza, forza e quella che noi chiamiamo degenerazione della potenza, ma è tutto da dimostrare, che è la violenza? E la condizione originaria è che il mondo, lo dicevo però prima, che sia liquido. Se il mondo fosse un cristallo che non consente alcuna nostra presa, inalterabile, immodificabile, noi non decideremmo mai di aggredire il mondo, di dominare il mondo, di essere violenti sul mondo. La condizione fondamentale della violenza è proprio la fede nel divenire, cioè quella fede che consente la prassi. E a questo punto lei mi può dire che altro è dar da mangiare agli affamati e altro è mettere in un campo di concentramento gli ebrei. E certamente che è differente. Ma è differente la pulce dall'elefante, sì? Ma vuol dire che non hanno nulla di identico o che sono entrambi degli organismi animali? Allora certamente preferisco vivere con Francesco piuttosto che con Hitler. Ma qui se noi ci nascondiamo dietro un dito, dietro i nostri pregiudizi, no, allora sì, lasciamola perdere la filosofia. Ma Francesco e Hitler, il violento e il santo, non hanno in comune la stessa persuasione, cioè la persuasione di essere centri di forza capaci di modificare il mondo. E questo è un qualche cosa di così indifferente o è invece la condizione perché poi la forza divenga violenza? Quando io ho chiuso in quel modo, a suo avviso insoddisfacente, ma anche per me può essere stato insoddisfacente perché non sono riuscito a dire quello, insomma, a dire con adeguata chiarezza quello che volevo dire, anche perché, ripeto, delle cose che più mi interessano non ho parlato. Quando ho chiuso in quel modo dicendo che si tratta di incominciare a comprendere il mondo, intendevo dire si tratta di incominciare a capire che cosa si nasconde sotto la prassi. Ma certo siamo capaci tutti a dire occorre buona volontà, occorrono buoni sentimenti, l'uomo ha dignità, bisogna salvarlo, ma se al di sotto di queste parole si celasse l'essenza della violenza, questo vuol dire incominciare a comprendere il mondo, interrogarsi su queste cose, non spacciare immediatamente la buona volontà e il rispetto del prossimo come dei valori assoluti di fronte ai quali la filosofia non avrebbe nulla da dire. Allora questa è l'autentica squalificazione della filosofia, il concepirla come modellata sulle nostre convinzioni più o meno pie. Grazie di nuovo. Ha letto questo? Sì, 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 l'ho sfogliato. No, ho letto. È un po' così. Ma io qui non posso fare la firma. No, ma un pensiero che le salta in mente. No, le metto la firma allora. Sì, sì, mette anche la firma. Metto la firma. Ma hai sperato proprio un pensiero contro quel libro. No, non ho pensieri, non ho pensieri. Un pensiero contro quel libro. No, no, contro quel libro, no. Ah no, lo accetto. Con. No, non lo accetto. Lei è bresciano, no? Questo è sì. Quel tipo sanno di nome è un teologo tedesco, insegna a Monaco e
dei libri, penso uno ottimo di Bassi, scritto qualche mese fa, in cui riporta il mio discorso, penso che bene, alla teoria cantoriana lo insegni più. Ah, interessante per te. Allora, lui dice, però quella teoria della matematica non temporanea non confutata, fa vedere perché, ergo. Ah sì. Allora, è un'operazione interessante. Secondo me.